Salve a tutti ragazzi, sono Wartomos, grazie a voi di questo nuovo episodio della serie di Italian Vidic, che si è tornati ovviamente sul mod per male deluge su Earthform 4 versione 1.8.2, perché non si può andare avanti di versione, mannaggia, io volevo provare la versione 1.9, anzi in particolare 1.9.1, perché ci sono stati dei ragionamenti davvero molto interessanti che avrei voluto provare, ma a quanto pare sarà dopo questa serie, cioè ci sarà il modo di provare dopo questa serie. Sprechiamo subito il tempo, intanto continuiamo a parlare, perché c'è davvero molto lavoro da fare, che il signore lavoratore deve fare, perché c'è una coda di produzione lunghissima. Allora, qui la politica comunitaria è stata cambiata, perfetto, va bene. Prima di iniziare, ragazzi, vi consiglio di lasciare un bel mi piace al video, ovviamente, per supportarmi. Tanto qui cosa abbiamo sbloccato, non lo so. Le corazzate nuove? Non lo so, qualcosa abbiamo sbloccato. Ah, i sommergibili nuovi. Quindi li modificheremo subito. Vi consiglio, dicevo, di lasciare un mi piace, proviamo ad avere 100 mi piace per questo grande episodio. E ovviamente vi consiglio di iscrivervi al canale, ovviamente se non iscritti, perché questo è molto importante. Potete anche volendo attivare la campanella per seguire le uscite dei video, però non so se a tutti voi possono interessare tutti i contenuti che porto, quindi ovviamente sarà una vostra scelta. Teniamo il tempo sbloccato perché non devo ovviamente bloccarlo. Siamo a 21 atomiche attualmente, con 34 reattori in funzione, velocità di produzione 9,3 al giorno. Qui sta cambiando delle cose, va bene, non so. Sono scelte che avevo già fatto prima. Sì. Ah, ci vogliono un po' per attivarsi quindi. Va bene. Il nostro esercito è stabile a 15 milioni 900, 210.000, sì, uomini. Un esercito molto grande. Qui gli equipaggiamenti sono andati tutto positivo dopo la grande pulizia che avevamo effettuato nello scorso episodio, dove avevamo buttato tutti i equipaggiamenti obsoleti e abbiamo rimosso appunto gli equipaggiamenti obsoleti oltre dai depositi anche dalle nostre divisioni. Quindi c'erano moltissime divisioni armate equipaggiate con equipaggiamenti di merda. Noi li abbiamo distrutti, rasi al suolo, e abbiamo dato equipaggiamenti buoni. Mi ha detto nei commenti di dare armi ai nostri alleati. Vediamo un po' la situazione dei nostri alleati, intanto che dobbiamo aspettare appunto che questa coda di produzione enorme finisca. Allora, passiamo con la Germania, 275 divisioni, 188 fabbriche militari, 89 civili, qui ho sbloccato artiglieria, roba che non mi serve, comunque ho fatto tutta roba che non mi serve più. Polonia, 197 divisioni, quindi ha fatto molte divisioni, complimenti. Partito ultranazionalista che sta venendo un po' schiacciato dal partito questo, che era radicale, ecco, che sta salendo di tanto, mi pare anche, non mi ricordavo fosse così nello scorso episodio. E dicevo, 197 divisioni, 87 militari e 70 civili. A livello civile non c'è molta differenza con la Germania, ma a livello militare c'è un predominio davvero mostruoso della Germania. Finlandia, 141 militari, 85 civili. Molto forte questa Finlandia, 51 divisioni, si sta armando sicuramente. Poi Mosca, 11 divisioni, 46 militari e 45 civili. Molto bilanciata come nazione. 11 divisioni, questi qui, adesso sono pari. All'inizio, se non ricordo male, ne avevano fatti più loro. Questi cosacchi, il Volga, di me, non posso dirlo. Ne abbiamo fatti più loro, poi sono passati invece. Il patriarcato di Mosca è passato ad avere il numero di divisioni pari, quindi è molto probabile che superi in futuro. Ovviamente già ha delle industrie molto più forti, più uomini da reclutare, quindi sì, è ovvio che succederà. Poi loro una divisione, va bene. Quindi sono già più forti della Siberia, perché come potete vedere hanno fatto una divisione. Penso che sia. Ah no, sono ultranazionalisti anche loro, quindi non c'entra proprio niente. È uno stato totalmente inutile la Siberia, quindi da quanto possiamo vedere. Poi l'Iran, 203, 62, 50, 235, 88 militari e 44 civili, molto forte l'India. Poi loro, l'Africa, l'apartheid Sudafrica, 173 divisioni, 55 militari e 43 civili, hanno un sacco di uomini da reclutare. Penso che siano uno dei stati con più uomini da reclutare, ne hanno anche di più dell'India. Molti, molti uomini, complimenti. Germania sta esaurendo 10, solo che ha fatto molte divisioni, quindi sta esaurendo tutto ciò che può reclutare. 263 la Repubblica Cristiana del Deserto con 164 militari e 86 civili, molto forte. E lo stato che penso che sia più forte di tutti i presenti, a parte me, penso sia proprio questo. Quindi gli Stati Uniti, lo stato americano. Però il problema, cioè fa forte a livello come apparato industriale, si può dire, ma come divisioni ne ha 38, cioè sono diminuite. Non capisco perché non faccia divisioni. Per quale cazzo di motivo è buggato? Sono sicuro che sia buggato. Non penso che nel programma, sì, proprio nel programma di come è stata programmata questo stato americano ultranazionalista, ci sia non fare divisioni. È una stronzata perché sono gli stati autoritari, quindi nazionalisti, ultranazionalisti fascisti, oppure gli stati che possono essere comunisti, che comunque sarebbero sempre, rientrerebbero sempre nella derivazione dell'autoritario. Cioè, sono programmati per fare più divisioni rispetto ad esempi democratici. E qui invece la cosa non sta accadendo. Vabbè, comunque, attualmente l'unica ideologia presente in questo mondo dovrebbe essere solo l'ultranazionalismo.
Non so se si può vedere in qualche mappa. Devo tenere sbloccato il tempo, maledizione. Non so se si può vedere in qualche mappa. Resistance, porcatore faction. No, no, penso di no. Forse qua. Diplomazia. No, cazzo, non qua. Diplomazia. Radical. No, c'è la Nuova Zelanda. Porca troia, Nuova Zelanda che è radicale. E democrazia c'è. Ho fatto una minchiata. L'Australia che è radicale e la Nuova Zelanda che è democratica. Poi c'è il Siam che è ancora una monarchia. E poi ci sono solo più stati ultranazionalisti. Perfetto. Abbiamo sbloccato la meccanizzazione, ma non penso che la utilizzeremo. Ora qui qualche nave nuova. No. No. Diamo un'occhiata al nostro stato. 561 civili, 1080 fabbriche militari, 864 fabbriche, fabbriche, buonanotte, 864 divisioni, 794 navi, molto bene. Qui un nostro soggetto vuole salire di autonomia. Chi? Lo Stato americano, maledizione, come fa? È giunto il momento di inviare dei equipaggiamenti allo Stato americano per poter ridurre la sua autonomia. Quindi faremo... Ah, ho capito perché. Penso che li compriamo materiale per questo. Penso. Start Land Lease. Li mandiamo. Non penso che li serva il carburante. Li mandiamo degli equipaggiamenti militari. Once. Non so quanti ne ho mandati, va bene. Sì, grazie. Tanto la nostra produzione dovrebbe andare bene. Quanti ne ho mandati gli equipaggiamenti? Scusate. Si è abbassata la loro autonomia? No, cazzo, non si è abbassata. Cosa devo mandare di altro? Modifica land lease. È diventata una colonia quella merda. Posso ancora costruirci sopra, però. Cosa posso fare per abbassare l'autonomia? Se gli chiedo una divisione, cosa succede? Mettere tra i commenti che c'è una roba divisione, che ha la parola division dentro, che serve per modificarle. Però io qui non lo vedo. Secondo me, ragazzi, sono sicuro che quello che mi state dicendo voi... Sono abbastanza sicuro che quello che mi state dicendo sia... Posso cancellarla? Posso davvero cancellare le divisioni? Vabbè. Dicevo, quello che mi state dicendo, penso, sia riferito alle nuove versioni. O forse non nuove versioni, ma semplicemente qualche DLC che implementa, qualche espansione comunque che implementa queste meccaniche del controllo degli stati, dei domini. Che non so che cazzo, Together for Victory. Non so quale siano i DLC, perché io non ne ho acquistati molti in realtà. Perché proprio mi facevano cagare molte meccaniche tipo le navi, quindi non le acquisterò sicuramente adesso. Se me lo regalano forse vi dico... Forse potrei provarlo, se la paro decide di regalarmelo, però non è neanche assicurato quello. Andiamo, allora siamo indietro, che cazzo sto facendo? Siamo indietro di acciaio e di cromo. Cromo a posto, acciaio. Acciaio, visto che si stanno livellando troppo, smezziamo un po'. Smezziamo un po' il peso, perché mi sa che se... importiamo troppo da una certa nazione. È finito il gioco, ragazzi. Vattene a fanculo, andiamo avanti. Primo gennaio del 1949. Non ci fermerà, però. Abbiamo ancora molti stati da sconfiggere. Sarà complicato organizzare i nuovi confini, perché dovrò modificare la Russia, probabilmente. O fare un altro stato totalmente inutile, siberiano, tipo questo. Modificare il Giappone. Qui non ho idea di come farli. Potrei tipo ampliare il potere di Mosca e di conseguenza ampliare anche i cosacchi e questi qua, Sis, Os. Tanto se do tutta la Siberia a loro, a loro gestione, non penso che... Cioè, no, no, non penso, non dà alcun potere a loro, cioè non c'è nulla qui in Siberia. Diamo un'occhiata a cosa c'è. 12, 20, cazzo, cosa vogliono fare? Non c'è alcun pericolo che se io dia questi territori
loro i cosacchi del Mar Bianco diventino invincibili e mi sconfiggano. Quindi, a parer mio, potrebbe essere una buona idea di gestione. Poi bisogna vedere ancora come fare la Cina e come fare il Giappone. Sicuramente darò parte della Cina al Giappone, parte della costa, in modo che queste due potenze si contengano a vicenda. Visto che ideologicamente, anzi storicamente, ideologicamente, anche etnicamente sono contrapposte, quindi sicuramente l'incrementarsi di uno a livello militare bellico, magari per scopo di insurrezione, andrebbe a fare aumentare militarmente l'altro. Per pararsi, no? Come lo stato, come quello che succede tra la Corea del Nord e quella del Sud, lo stesso funzionamento, e sono sicuro che funzionerà. Intanto abbiamo 41 atomiche, 49, attenzione, reattori in produzione. E la nostra produzione attualmente sta ancora facendo fabbriche civili. Maledizione, ci vuole un sacco, però tutte le nostre fabbriche che abbiamo stanno producendo, sì, fino alla fine, solo una fabbrica disponibile qua su 15, tutti i reattori. Poi passeranno a fare delle fabbriche sintetiche e poi finalmente le nostre infrastrutture. Ci vorrà molto tempo, vediamo un po' le nostre divisioni come sono messe, se possiamo modificare qualcosa. Direi di no. Sono già enormi. Ah, sapete cosa potremmo fare? Guardate un po' cosa facciamo adesso. Adesso abbassiamo un po' di tutto e metteremo a fare la meccanizzazione. Qui facciamo l'ultima anche. Mettiamo a fare la meccanizzazione, signori. Quindi direi che possiamo cancellare questo, possiamo. Questo lo dobbiamo tenere per forza. E abbassiamo qua. Abbassiamo anche qua. Qui riduciamo. Mettiamo altra meccanizzazione in produzione. Dovrebbe bastare così, ovviamente bisogna avere una produzione massiccia all'inizio per poter adempiere a tutte le mancanze che andremo ora a creare modificando le nostre visioni. E qui possiamo fare così, riduciamo un po' tutto. Qui ne abbiamo troppi anche, quindi facciamo così. Questi anche sono troppi, quindi possiamo lasciarli così di base, anzi anche così. Perfetto. Vediamo un po' la nostra produzione e meccanizzazione, 105 al giorno, 113 al giorno. E vediamo un po' le nostre divisioni quanto materiale le richiedono. Quindi qua, me lo dice? No. Armi. Cambiamenti e dettagli. 69.000 di motorizzazione nelle nostre divisioni, che non so se sia completa, nel senso che comprende anche ciò che viene dalle compagnie o semplicemente dalla motorizzazione dei battaglioni. Vediamo, ora modifichiamo e vediamo quanto ci porta in negativo. Quindi qua non c'è nulla da modificare, ma le divisioni invece corazzate sì, quindi facciamo così e mettiamo la meccanizzazione. Salviamo. Quanto siamo indietro? 33.000, quindi più o meno la metà. Quindi metà è solamente per i battaglioni. In realtà bisogna vedere quanta meccanizzazione consumi un battaglione. Meccanizzazione. Oh cazzo, dov'è? Soft stack, supply use, suppression. Meccanized 50. E invece motorized supply use 50. Quindi è uguale. Sì, allora la metà è per i battaglioni semplicemente. E il resto invece, che rimane ovviamente ancora operativo, è per le compagnie. Non si possono mettere. Non si può mettere la meccanizzazione alle compagnie. Bene. Vediamo quanto tempo colmiamo. E io sblocco sempre il tempo, sono un coglione. Vediamo quanto tempo colmiamo questo risultato. Penso che ci vorrà poco tempo in realtà. Poi ovviamente bisognerà rimettere l'addestramento. Poi, ovviamente, quando avremo finito, noi passeremo a fare molte altre infrastrutture. Facciamole tutte. Bello, bello. Fare l'infrastruttura al massimo è la cosa che mi piace di più. Sperzo fare un 4, signore. Troppo bello. Anche qua in Africa.
questo no, perché non è valicabile. Ecco qua. Bello, no? Il nostro confine romano. Più o meno. Che cazzo è successo? Devo fare la foto, ma si è spostato tutto. Ecco la foto, signori. Questa sarà la miniatura di questo episodio. Quindi, ovviamente il tempo com'era? Bloccato. Maledizione, stiamo perdendo tanto tempo. Siamo in positivo, va bene. E vediamo se con l'addestramento... Cioè, con l'addestramento come se la cava, visto che ovviamente saranno scesi un po' di livello, come se la cava la produzione, se siamo ancora in positivo o no? Penso di sì, comunque. Ci penso positivo in tutto, no? Carri, ne consumiamo davvero un bordello, è mostruoso quanto riusciamo a consumare. Guardate quanti. Produzione qui invece della meccanizzazione è altissima. Sì, ma ne abbiamo talmente tanti equipaggiamenti che non penso che riusciremo mai a consumarli tutti. A parte per cariche mi sto preoccupando, ma per il resto penso sia impossibile riuscire a consumarli in battaglia. Sono davvero tanti. Ah, qui bisogna regolare un po' le esportazioni. Guardate quanto cromo non ci serve più. No, non ci serve più. Mannaggia, non me ne faccio un cazzo del tuo cromo. Perfetto. Poi qua riduciamo un po' il peso sull'America. Perfetto. Stavolta il tempo è rimasto sbloccato. Divisioni della Cina. 288, 165, 102, 213, 76, 87. Come fabbriche il Giappone è molto forte. Ne ha tante. Fabbriche militari ovviamente. Anche come divisione si è potenziato, eh. Beh, però siccome erne anche un sacco, però noi ne abbiamo molti di più. Noi ne abbiamo 133.000 e il Giappone da 23 a 35.000. Come flotta non sale mai. Non capisco perché su Forum 4 non vengano prodotte le navi. Nessuno le produce, cazzo. E secondo me storicamente è anche sbagliato. Non sta combattendo contro nessuno, quindi il tempo per fare le navi ce l'ha. Non è che sono nate dal nulla, le hanno costruite, no? La loro flotta, la loro enorme flotta l'hanno costruita in qualche modo. Quindi perché non le producono se non sono in guerra adesso con nessuno? Anzi, hanno fatto un cazzo in questa serie. Dai, su. Stiamo producendo, guardate, le raffinerie. E a breve partiremo con le infrastrutture. E poi le infrastrutture non finisce qui, ma abbiamo anche, se non erro, aeroporti. Madonna quante, porca puttana. Ah no, non abbiamo aeroporti. L'ho già fatti. Scusate. Sì, ho già fatto gli aeroporti, ma perfetto. Allora ci mancano solo infrastrutture. Vabbè, dovrebbe essere... Dovrebbe volerci poco, allora. Dovrebbe volerci poco. Possiamo abbassare l'autonomia di qualche soggetto. Cosa diventano? Integrati. No. Qui stanno aumentando ancora questi bastardi. Non so cosa fare. Per il resto gli altri invece posso abbassare l'autonomia di tutti. Ma dove lo faremo? Oh, nuova meccanizzazione, perfetto. Come distruggere la produzione che abbiamo appena creato. Posso modificarla? No, ecco, vedete, questa sarebbe stata una bella cosa da modificare. Quanto... Madonna, siamo indietro in un casino di acciaio. Consumano un sacco. Prendiamo un po'... Dalla Finlandia, un po' da Cuba che stiamo nel deserto, un po' da loro. Dalla Polonia. Dall'India. Troppo, eh. Va bene così, dai. Ma stiamo facendo qua un casino di fabbriche civili. E adesso noi ne abbiamo tutte quelle prodotte. Saremo a 650. 659, vabbè, ci sono arrivato vicino. Bene, bene. Esportazioni limitate. Qui non c'è proprio nulla da fare. Non so minimamente cosa fare. C'è solo da aspettare tanto.
Qui noto un ammassamento di visione davvero assurdo. Io volendo potrei far provare a combattere la guerra totalmente ai miei alleati. Io non faccio un cazzo. Sicuramente la vincerebbero. Ci vorrebbe tanto tempo e morirebbero 35-40 milioni di persone. Che non è una cosa positiva, ovviamente. Quindi le operazioni le gestiremo noi. Guardate, siamo passati da 36.000 a 27.000. Quindi stiamo consumando davvero un sacco di carri. Qui penso che sia tutto estremamente a posto. Quindi possiamo interromperlo e vedere come va il consumo dei carri normalmente. Si dovrebbe restare, penso, in 5 giorni. Vediamo un po'. Sì, è passato a risalire. Perfetto. Piano, ma sale lo stesso. La cosa che mi stupisce è il fatto che abbiano schierato davvero poche divisioni nel confine. Qui vedete che ci fa vedere alcune volte che ne hanno una, comunque poche. I radar? Posso mettere il radar migliore. Li metto subito. Tanto li produce molto velocemente. Così vediamo a raggio adesso come si stende. Attualmente questo è il ma questo è il livello 1. È una merda. Ah, forse perché non hanno sbloccato. Allora come funziona il radar? Io li ho al massimo, livello 3. No, che livello è questo? 6. Perché c'è scritto 3 qua? 6, 6. Ah, perché cambia il tipo di il nome del radar, ho capito. Questo 2 è più ampio, però non serve in realtà molto, servirebbe molto molto più grande, ma non possiamo produrlo perché questi stati sono arretrati. Però potremmo fare uno bello grande in Italia, in Spagna, in Sicilia, in tutte le isole, guardate. Così abbiamo il controllo del Mediterraneo. Madonna, loro hanno i radar. Ah no, li ho costruiti io qui i radar della Madonna, guardate. Questi sì che sono radar, hanno un raggio enorme. Non queste cagate, guarda che schifo. 1981 fabbriche, dai, arriviamo a 2000. Vediamo se abbiamo qualche esportazione inutile. Questa? È inutile questa. E anche per quello che stanno salendo di autonomia, no? Un sacco di petrolio li stavo importando, non ci avevo fatto caso. Diamo un'occhiata allo stato della crescita dell'autonomia di questi paesi. Adesso vediamo un po' se spero stia scendendo adesso. Sta scendendo, molto bene, perfetto. Li riporteremo fantoccio, normale. Qui siamo tornati di nuovo a più 30.000 di carri, siamo 32.000 carri moderni denominati P-Sauce al massimo. Bello. Stato produzione. Abbiamo quasi finito le fabbriche civili. E stiamo producendo le infrastrutture. Non manca poco ormai per questa cosa, no? Perché le infrastrutture terminano qua. Poi questi qui sono tutte nuove, che non ci servono. Quindi manca pochissimo. Nel prossimo episodio sono sicuro che inizieremo questa guerra, quindi abbiate pazienza. Ragazzi, per il prossimo episodio che uscirà domani vi consiglio ovviamente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale iscritto perché questo è davvero molto importante. Prima avrà 100 mi piace appunto per il prossimo episodio. Potete abbonarvi al canale, gli abbonamenti sono attivati andando sul mio canale e cliccando, premendo anzi sul bottone abbonati per supportarmi. Ci vediamo presto in un prossimo video e ciao!